Un saluto a tutti dal vostro Tony. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell'update. L'update è l'1.35 e come è di consuetudine, insomma, voglio andare a scoprirlo direttamente insieme a voi. Le tre auto le vedete qui, quindi sono praticamente confermate quelle che avevamo predetto dal tweet di Katz. Andiamo a vedere tutti i dettagli insieme. Le tre auto sono l'Aston Martin Valkyrie del 2021, che dopo andremo assolutamente a provare, la Lancer Evolution 3 del 95 e l'Impreza Sedan WRX STI del 2004. Quindi lì avevamo sbagliato solo l'anno, avevamo detto 2003, in realtà è 2004. Oltretutto abbiamo anche una nuova livrea, che è quella per la Lexus RCF GT3 del 2017, che è quella, per chi non lo sapesse, con cui Igor Fraga ha partecipato ai campionati Super GT. Inoltre abbiamo i circuiti, nuovi circuiti mondiali. Abbiamo un rally musicale, per chi non l'avesse provato, è una cosa abbastanza simpatica, però insomma niente di che. Comunque, per la prima volta dopo l'uscita del gioco si aggiorna anche il rally musicale con qualche novità. Abbiamo nuovi escapes, nuovi caffè, uno in particolare è un menu extra per la collezione delle Subaru WRX, l'altra invece giustamente è della controparte della Mitsubishi Lancer Evolution. Abbiamo delle nuove serie di conversazioni con i designer, nuovi personaggi. Ovviamente Fanatec è lo sponsor ufficiale di Gran Turismo, quindi c'è una sezione dedicata adesso al museo del brand central. Inoltre, questa è molto importante, attenzione, è resa possibile anche la sostituzione del motore per le seguenti auto: Alpine A110, e attenzione perché, se non erro, il motore è quella della Nissan GT-R, Nissan Fairlady Z Version, la GT-R Nismo R32, la Skyline GT-R V-Spec R32, quindi non la versione Nismo, la versione quella normale, e la Nissan Z Performance. Se non sbaglio, anche qui dopo bisogna andare a controllare, ma io vi consiglio il forum di GT Planet alla sezione GT7 Engine Swap Compatibility Lisp, e dovrebbe essere per la GTR Nismo R32 il motore della Nissan GTR, mentre per la Skyline R32 dovrebbe esserci lo swap della R92 CP. Ok, quindi più o meno, ragazzi, qui abbiamo dato una infarinatura generale. È arrivato il momento di entrare nel vivo dell'aggiornamento. Andiamo innanzitutto su Popolare, le nostre auto usate, dove troviamo prima di tutto la nostra Lancer Evolution, 6.000 km, quindi direi assolutamente un affarone, ragazzi, un affarone. Un'auto con pochissimi chilometri. Mettiamo il sound. Allora, a livello di sound, devo dire, mi ha davvero sorpreso. Veramente un rombo notevole. Ovviamente anche qui a livello di dettaglio, ragazzi, qui non si può dire niente. È fatta veramente bene. Cerchio Z Racing bianchi con livrea gialla, direi veramente top. E dentro ovviamente c'è la stessa qualità del dettaglio che c'è all'esterno. Mamma mia. Che bella, veramente bellissima. Noi andremo a provarla, ragazzi, per non andare troppo lunghi, diciamo, col video, anche perché insomma, quella che andrei a provare è la Valkyrie, che è quella che mi interessa un po' di più. Il prezzo di 100.000 è un po' alto, ma di fatto è un'ottima auto, secondo me.
come avevo detto anche nel precedente video, qui potrebbe uscire con 4,74, potrebbe uscire un'ottima 500 pp con come sport già da stock, oppure un buon setup a 5,50. Molto interessante è anche la Subaru Impreza Sedan WRX del 2004, anche perché il prezzo è molto più conveniente rispetto alla Lancer, e anche qui, come avevo previsto, con i pp siamo intorno ai 500, quindi un'auto che da stock potrebbe essere già ottima in questa fase. Io direi che andiamo a acquistarla direttamente, ragazzi, perché questa, a differenza della Lancer, che la prevedo abbastanza simile per quello che è il mio punto di vista, poi in caso potrei anche ricredermi, però la vedo abbastanza simile secondo me a livello di handling e di prestazioni alla Evo 5. Questa invece potrebbe essere un po' più particolare. Andrei a Tsukuba, prova a tempo, mettiamola a imbrunire e siamo pronti per farci un giretto. Allora, io vi posso assicurare che quest'auto ho avuto, ve l'ho già detto anche nel precedente video, il privilegio di salirci a bordo, e al di là che la guida era a sinistra e non a destra, però vi posso confermare che era esattamente uguale, identica a questa, e compresi i sedili e tutto, ed è veramente, cioè, è un ricordo che mi sta riaffiorando in questo momento. Posso oltretutto confermare che il sound è fatto benissimo. E tra l'altro, quello che vi posso dire è che vedete che accelerando si alza proprio il muso della macchina e la visuale viene coperta da questa super presa d'aria che c'è davanti, ed è esattamente quello che è successo quella volta in cui ho avuto l'opportunità, insomma, di salirci a bordo. Tenuta è assolutamente fantastica, questo ovviamente è dovuto alla trazione integrale. Leggera tendenza al sottosterzo, del resto è anche integrale. Nulla che un buon ripartitore di coppia non possa risolvere. Davvero fantastica, davvero fedele a quella reale, alla controparte reale. Anche il sound ha fatto benissimo. Che dettagli. Niente da dire, ragazzi, qui hanno fatto assolutamente un ottimo lavoro. Sono oltretutto molto felice di questa aggiunta, perché è un'auto che mi piace molto, forse tra le Subaru quella che mi piace di più. Sarò anche magari un po' condizionato dal fatto che ho comunque avuto l'opportunità di salirci anche nella realtà. Quello che voglio fare adesso, una volta viste le due JDM, è andare al Brand Central per approcciarmi alla Aston Martin, sperando non serva un invito, ma in teoria no, infatti no, però ragazzuoli, qui il costo è di ben 4 milioni di crediti, è un costo non indifferente. Però del resto qui non si può dire niente, nel senso è un hypercar,
e ovviamente il suo valore rispecchia giustamente quello reale. Mettiamo il sound. Allora, dal punto di vista estetico è magnifica. Insomma, forse un po' lontanamente mi ricorda l'IDR, a parte l'alettone, però ovviamente questa ha anche un motore a benzina supportato dal motore elettrico, quindi è una cosa un po' diversa dall'IDR. I dettagli ovviamente sono sensazionali, guardate i fari, guardate che belli. Poi non so se sia questa galleria, ma in VR i riflessi sono veramente fantastici. L'unica cosa che vi posso dire è che mi sembra proprio di essere davanti a questo bolide. Secondo me c'è soddisfazione più grande di questa. La carrozzeria in carbonio. Ce lo guardiamo dentro con visuale pulita, senza pilota, poi magari la proviamo, facciamo un test di velocità. C'è uno schermino proprio sul volante, più un altro schermino per l'infotainment. Un punto essenziale, sedili a guscio, carbonio, quindi una vera e propria hypercar. Direi non aspettiamo oltre, la compriamo senza pensarci tanto. Ci saltiamo dentro, andiamo a fare un test direttamente su pista. Non molto lungo perché stiamo già dilungando anche troppo, però il mio desiderio sarebbe di andare a Le Mans per una prova a tempo, dare una bella tirata. Col tramonto forse potrebbe essere lo scenario quello un po' più bello. Io direi che partiamo, ragazzi, e ci ascoltiamo un po' anche il sound e poi vi descrivo un attimo le sensazioni. Allora, c'ha un inserimento in curva che è una cosa strepitosa e poi, come avete visto, in termini di accelerazione siamo arrivati praticamente in un niente a 300 km orari. Allora, come prime impressioni è veramente straordinaria, ovviamente ho fatto poche curve, adesso voglio provare a fare una bella tiratina qua sul dritto. Sembra comunque, per capirci, una macchina impostata con un valore, per chi smanetta come me sul differenziale, una macchina impostata con un valore di sensibilità in frenata molto basso, cioè l'inserimento di curva è fulmineo, però si rischia, come avete visto, di andare a finire in testa coda. Dopo comunque la potenza è veramente esorbitante e abbiamo tra l'altro delle gomme sport morbide, quindi secondo me con le corse diventa ancora più eccezionale.
E quello che vi posso dire è che comunque è veramente fantastico fare un giro su quest'auto. Beh, proverei a fare una bella tiratina per vedere che velocità arriva. Tergicristalli, un tergicristallone enorme davanti. C'è anche il clacson. Bene, partiamo. Veramente notevole anche la velocità di punta, e soprattutto, come avete visto, ha rallentato solo negli ultimi 20 km orari. I 3,40, 3,50 li ha praticamente presi subito, e considerando la deportanza che ha un'auto del genere, secondo me è veramente notevole. Quindi ragazzi, tirando un po' le somme, sono tre belle aggiunte. Io sono un amante delle Lancer, quindi ovviamente qualsiasi Lancer per me è una buona aggiunta. E la Subaru è tra l'altro un modello che, in cui, come ho detto, ho avuto anche la possibilità di entrare, e quindi sono anche di quella sono molto contento. Però ovviamente la ciliegina di questo update è sicuramente la Valkyrie. Come avete visto, è una macchina strepitosa, 1155 cavalli per 1270 kg, veramente veramente fantastica. E per andare a chiudere in bellezza, ragazzi, io direi che andiamo a vederci i menu e poi ci salutiamo. Ci sono due nuovi menu extra, come avevamo detto: uno riguarda le Subaru, uno riguarda invece le Lancer. E qui abbiamo un biglietto 4 stelle, in realtà non poi diverso da quello che danno praticamente tutti i giorni, perché se non danno i 4 stelle danno comunque un 3 stelle, e un altro biglietto roulette 4 stelle. Comunque dai, sono sempre due biglietti ben accetti. Se devo scegliere comunque fra le tre, la mia preferita è la Evo 6, e sto ancora aspettando comunque la Evo 7, che è un po' più spigolosa, un po' più particolare, ed è probabilmente quella la mia preferita tra tutte le Lancer. Detto questo, ragazzi, un buon aggiornamento. Tirando le somme un attimo, mi aspetterei sinceramente più macchine per aggiornamento, almeno 4-5 e non 3, e soprattutto si sente l'assenza in questo aggiornamento di una nuova pista. Perché siamo arrivati comunque alla bellezza di 474 veicoli. Secondo me ci servirebbero per raggiungere quota 600, che per un gioco di collezionismo di auto sarebbero giusti, almeno dalle 4 alle 6 auto per aggiornamento. Per ora, secondo me, 3 auto per aggiornamento sono un po' poche. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, e se vi è piaciuto lasciate un like, così supportate il canale. E se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video, intanto vi mando un super salutone. Ciao ciao da Tony89.